primo tempo cominciato da qualche minuto tra Tammari e Bandoleros. È questo l'ultimo, anzi il primo, scusate, il match di giornata. Martedì sera. Palla dentro di Lendano a cercare una deviazione. Vincente a sostituire Nicolini, è tornato dopo un paio di assenze Lendano. Si riparte con Landry, tiene in campo il pallone, fermato da Navarra. Poi Francesco D'Alessandro mette dentro, spazza tutto. Si riparte dalla rimessa Bandoleros verso Frattini, subisce fallo, gamba tesa, punizione Bandoleros. Batte Mariano Frattini, parabola bruttissima, la sua palla. Pallone lungo del portiere, stacca proprio Frattini, interviene bene Femiano, imposta il gioco verso Landry. Ancora fermo il gioco, un po' spezzettato in questa fase, la rimessa di Landry proprio verso Femiano. Landry, il suo dribbling, va line pressing, esce bene. De Filippo, poi interviene Navarra dietro da D'Alessandro, deve salvare tutto. Alessandro controlla il pallone, esca tranquillamente. Si riparte da Frattini verso Alessandro. Frattini rischia di perdere il pallone, ma è un'ottima rimessa. A cercare Genova D'Alessandro, perde il pallone, interviene Saggese, buono il suo recupero, insiste l'azione Saggese, ne salta tre, ancora Saggese, si accentra, insomma il fallo, c'è nulla, pulito l'intervento di De Pompeis, prova ad uscire De Filippo, interviene bene Tammaro, prova ad andarsene, ferma Vavala, poi D'Alessandro, fase confusa, pallone finisce a Tammaro, subisce un calcio da Di Maro. Punizione dal limite, Tammari, potrebbe essere la prima occasionissima del match. Sul pallone Tammaro Lendano, un destro e un sinistro. Vediamo chi proverà la conclusione. Specialisti entrambi. Piazza bene la barriera da Alessandro, anche se non sa da chi aspettarsi il tiro. Finta di Femiano, il destro di Tammaro! Raso terra! Schema perfetto, ma si apre la barriera. Vantaggio Tammari. 1-0, la rete di Capitan Peppe Dom. Ricomincia subito. D'Alessandro per Frattini verso Vavala.
Pallone sul destro, va alla cerca d'Alessandro. Punizione a favore dei Bandoleros. Si riparte da Saggese, Saggese palla sul destro, una serie di dribbling, ancora Saggese, prova ad incunearsi, Saggera si fida troppo dei suoi mezzi, fermato da Tammaro, Junior verso Landry, scivolata, termina Frattini, prova a risalire palla al piede, ancora Frattini, fermato, poi spazza il pallone Navarra, bene verso Saggese, mette dentro il pallone a cercare Francesco D'Alessandro, prova a girarsi, fermato contropiede di Lendano, Lendano intervento sul pallone di Di Maro, poi Frattini da lontano, palo. Pallone lungo, bello lo stop di Tammaro verso Lendano, destro piazzato, palla fuori. Tammaro cerca di strappare il pallone a Navarra che però cede a Vavala, sale sulla corsia destra, Vavala cerca D'Alessandro, protegge bene il pallone, Francesco D'Alessandro se ne va. Cerca lo scambio proprio con Vavala, si scarta quasi da solo, fa ripartire Tammaro, cerca il numero su Navarra, il raddoppio di Vavala, guadagna anche la rimessa, cerca subito D'Alessandro. Con la conclusione la parata, si distende Piacentino. A deviare in fallo laterale, ancora a battere la rimessa, Vavala verso Frattini, interviene De Pompeis, recupera ancora la rimessa, pallone per Frattini, Frattini per Vavala, Vavala per Frattini, prova ad andarsene, lo ferma Femiano, poi Lendano va dietro portiere, interviene Tammaro, prova a far ripartire il contropiede da Alessandro, sicuro nel rinvio. Cercare Saggese, salta un po' scomposto, ma alla fine guadagna il pallone, la mette dentro a cercare Francesco Alessandro per Vavala, tira in campo Piacentino, lo so, oh perché è entrato male, che è entrato male, ma non perché, no ma era solo a prescindere. Seguiamo quest'ultima azione prima di chiudere il nostro collegamento, 1-0 Tammari. Frattini verso Navarra, pallone filtrante, esce Piacentino, Tammaro salta da Alessandro, ancora Tammaro se ne va, cerca di saltare, va, va là, pallone esce fuori. Finiamo qui il nostro collegamento, Tammari 1 Bandoleros 0, la decide per adesso la punizione di Peppe Tammaro.